Signore e signori, un cordiale saluto da San Leolino. Siamo nel comune di Bucine, in provincia di Arezzo, per questo tradizionale appuntamento della primavera ciclistica. È la terza edizione del trofeo San Leolino ciclisti in bianco e nero, che anche quest'anno proporrà i tratti sterrati prima della sua conclusione. Già l'anno scorso la gara ebbe un grosso successo, vinse l'australiano Beckinsall, atleta della Fracor, davanti a Trentin e a Nicodemo. Quest'anno 164 gli atleti iscritti, 136 coloro che prenderanno il via, agli ordini del direttore di corsa Fabrizio Carnasciali, che avete visto inquadrato qualche istante fa, mentre dava i suggerimenti, consigli al gruppo staffette di Arezzo, che offre la scorta tecnica. E queste sono le squadre, alcune delle squadre presenti a questo appuntamento, che si corre sulla distanza di 136 chilometri. Siamo in questa piccola località, l'arrivo è in salita, è un finale impegnativo, l'organizzazione è quella dell'Unione Sportiva Fracor, il patrocinio del comune di Bucine, il cui vice sindaco Massimo Scala darà il via alla competizione. Ma ci sarà anche un momento di omaggio, di ricordo prima della partenza, per ricordare appunto Mirko Lombardi, al quale è intitolata la seconda edizione del Memorial. Poi, dopo il trasferimento da San Leolino, la partenza ufficiale presso la locanda Casa Riccio. Presidente di giuria è il pratese Andrea Goti, mentre è Mauro Billi il giudice di arrivo. È una bella giornata di sole dopo le apprensioni della vigilia per la pioggia caduta anche in questa zona, e proprio in questo momento lasciano San Leolino i corridori, i 136 elite e under 23 impegnati in questa gara. Un ottimo successo indubbiamente, grande attesa, d'altra parte qui c'è davvero la passione per il ciclismo, ed è una gara attesa soprattutto anche per quei tratti sterrati che saranno percorsi nella zona di Bivio Vepri, Vepri, Fornello e Lemura. E quindi in questo momento, dopo il breve trasferimento, l'omaggio nel cimitero per ricordare Mirko Lombardi. Ecco il momento in cui una rappresentanza di atleti, gli organizzatori, i familiari del compianto Mirko Lombardi depongono un mazzo di fiori, un omaggio doveroso. E qui siamo alla locanda Casariccio, dove sarà data la partenza ufficiale, ed eccolo con la fascia tricolore Massimo Scala, vice sindaco di Bucine, che ha dato il via a questa competizione che continua naturalmente la bella tradizione delle gare elite under 23 in provincia di Arezzo anche in questa primavera. Infatti poi domenica prossima, 1° maggio, ci sarà un altro appuntamento a Penna di Terranova Bracciolini, poi ricordiamo naturalmente quello di Cicogna del 10 maggio per quanto riguarda appunto i prossimi eventi. Al via le formazioni della Fracor Semetica Sfera, la Life Team, l'Aran Cucine, la ciclistica Malmantile Gaini Taccetti, Viberte Italia, l'Altopac Eppela Coppi Lunata, la General Store Bottoli, il Porto Sant'Elpidio, la Big Hunter Seanese, Calzaturieri Monte Granaro Marini Silvano, la Figros Cycling Team, la futura Team Rosini, la Gragnano Sporting Club, la Banca Popolare Emilia Romagna, la Maltinti Lampadari Banca Cambiano, lo Pla Petroli Firenze, la Mastro Marco Nibali Sensi Cipros, la Sestese Etruria Amore Vita Alessi Pelletterie Ristorante Gli Alberi, e poi ancora ricordiamo il Team Idea 2010, il Team Palazzago Amaru, l'Unione Ciclistica Pistoiese, la Vega e la Veius TMF Cicli Magnum. Siamo nel corso del secondo giro, infatti è un anello piuttosto ampio che viene percorso per 2 volte, poi ci saranno 3 giri di ridotto chilometraggio, e quindi il finale è per raggiungere, dopo 136 chilometri, San Leonardo con arrivo in salita. Situazione di gruppo compatto: quando sono stati percorsi i primi 50 chilometri, siamo nei pressi di Bucine, la
amministrazione di San Leolino è in questo comune, e qui c'è da sottolineare l'apporto davvero importante del comune con questo impegno che si rinnova come in occasione della gara di Mercatale Valdarno. Anche oggi, grazie al vice sindaco Massimo Scali, grazie all'amministrazione comunale, questa collaborazione importante per quanto riguarda questa manifestazione ciclistica. Gruppo compatto, lo vedete in questa immagine che ce lo mostra interamente, e quindi c'è da ricordare ancora per quanto riguarda questa zona nel prossimo mese di giugno anche la Sagra del Crostino, 3, 4 e 5 giugno, un appuntamento da non dimenticare. Intanto abbiamo visto il livornese Raffaele con la maglia del team Figros, eccolo qua inquadrato, numero 82 di gara, Angelo Raffaele. L'anno scorso militava nella Viganter Seanese, poi il passaggio nella formazione cara a Fabrizio Gini e guidata da Daniele Masiani. Vediamo in questo momento che su di lui si è riportato Capone, atleta invece bravo nella passata stagione, che corre nel team Futura Rosini. Due atleti con 10 metri di vantaggio nei confronti di un terzetto. Qualche formazione naturalmente si è schierata al via di questo terzo trofeo San Leolino ciclisti in bianco e nero, si è schierata con una formazione ridotta in quanto si corre in concomitanza il Gran Premio Liberazione sul circuito delle Terme di Caracalla a Roma, e quindi molte squadre si sono divise. Intanto il terzetto che rientra su Raffaele Capone è formato dal numero 121 Bottura dell'Opla Petroli Firenze e Track Italia, dal 112 Rinaldi e dal numero 30 Taschin. Questi 5 atleti con una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Questa dunque la situazione nella zona di Bucine dopo una cinquantina di chilometri di gara. La media intanto subito abbastanza veloce attorno ai 42 orari, favorita anche da una bella giornata di sole, e anche se la temperatura è piuttosto bassa in rapporto al periodo che stiamo attraversando. Con il passaggio del gruppo chiudiamo quindi questa fase della corsa e andiamo a vedere quello che succede nel tratto sterrato. Infatti sarà percorso questo tratto anche successivamente. Intanto c'è questo giovane atleta all'attacco, Fuggiano, maglia della Altopac, guidato da Elso Frediani. Questo è il tratto sterrato che viene percorso, proprio la denominazione di questa corsa di San Leolino ciclisti in bianco e nero ci riporta al ciclismo che fu, ed è una fase della corsa sicuramente interessante, anche perché ormai siamo nella seconda parte della competizione. Intanto stanno arrivando alla spicciolata i primi inseguitori che si stanno riportando su Fuggiano, che è stato il primo a rompere gli indugi. Stiamo attraversando questa zona che è quella tra Zeus e Bivio Poggi, Capannole e Bivio Vepri, poi Le Mura, quindi Casariccio, questi l'anello che viene ripetuto per tre volte. E intanto vediamo che dietro praticamente sta arrivando tutto il gruppo allungato. Questo è il tratto di strada. L'anno scorso forse gli sportivi lo ricorderanno, i nostri gentili telespettatori, fu invece una giornata con la pioggia e fu davvero un momento difficilissimo attraversare questo tratto di strade bianche. Questa volta invece dal punto di vista meteorologico la situazione è migliorata, ed anche questo tratto non facile è superato senza difficoltà. Avete visto Nedo Guidieri, il presidente dell'Unione Sportiva Fracor, assieme ad altri sportivi, e con le immagini siamo in questo momento a vedere il protoncino forte di 7 atleti che sta cercando di guadagnare terreno nei confronti del gruppo. Quindi quando saremo più vicini andremo a vedere chi sono i protagonisti, che hanno questi 100 metri nei confronti appunto dei battesimi
strada. 8 gli atleti al comando per la precisione e sono Fuggiano che è in ultima posizione, lo vedete, poi c'è anche Grassi, c'è Fortunato, Rumsas, Tocchella, Landi, Cianetti e Bernardini. Questi gli 8 atleti che tornano ad affrontare il tratto sterrato in questa terza edizione del trofeo San Leolino ciclisti in bianco e nero, questa manifestazione organizzata dall'Unione Sportiva Fracor, oltre al presidente Guidieri ricordiamo sempre Ezio Mannucci in segreteria, la preziosissima collaborazione e l'opera di Alberto Longo, mentre il patrocinio è del comune di Bucine e in questo momento, dopo aver superato il tratto di strade sterrate, vediamo che stanno rinvenendo praticamente gli inseguitori, quindi si può parlare ancora di gruppo compatto dopo l'allungo di Fuggiano, prima da solo e poi in compagnia di Bernardini, Cianetti, Landi, Tocchella, Rumsas, Fortunato e Grassi, ma anche questo tentativo appare destinato ad essere neutralizzato e infatti lo è così. Siamo intanto ad una decina di chilometri dalla conclusione, ne mancano 8 per la precisione, c'è un nuovo tentativo di fuga, si torna ancora sulle strade bianche, si torna in questo tratto sterrato con un plotoncino che ha guadagnato terreno nei confronti del gruppo, vedremo se sarà la fuga buona, c'è stato molto equilibrio, molta incertezza fino a questo momento nella gara di San Leolino. I 12 attaccanti che sollevano anche un po' di polvere, come si può vedere dalle immagini, sono Romano, Sosa Cuervo, il colombiano della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, Bernardinetti, Giustino, Marchi, Delle Foglie, Perna, Rusnak, Cianetti, Carlini, Fuggiano e Fortunato. Questi sono gli atleti al comando, i 12 che hanno preso il largo che vanno ad affrontare questo tratto di strade bianche, vediamo ancora questa fase della corsa, sicuramente interessante anche perché come abbiamo detto siamo praticamente a meno di 10 km dalla conclusione, ne mancano infatti 8 al traguardo, c'è un Bernardinetti attivissimo, un atleta che in questi primi 2 mesi di attività è stato uno dei più brillanti protagonisti, ma mentre vediamo queste immagini, gentili telespettatori sportivi, arriva una splendida notizia da Roma, dal circuito delle Terme di Caracalla, Vincenzo Albanese, l'atleta valdarnese nato a Salerno ma cresciuto ciclicamente in Toscana, ha ottenuto la terza vittoria in 16 giorni dopo la California e Collecchio, la vittoria in quello che viene definito il campionato del mondo di primavera, il Gran Premio della Liberazione a Roma. Vincenzo Albanese con la maglia dello Pla Petroli Firenze ha ottenuto questa prestigiosa e importantissima vittoria di caratura mondiale ed è l'ottavo successo per la formazione cara a Sandro Pelatti, Claudio Lastrucci e a Giuliano Taverni, lo Pla Petroli Firenze. Quindi complimenti ad Albanese, mentre noi andiamo a seguire invece questo finale del terzo trofeo San Leolino ciclisti in bianco e nero con questo attacco dei 12 con Bernardinetti che ha provato a sollecitare le operazioni, ad aumentare l'andatura mentre ci avviciniamo alla conclusione della gara, sempre un Bernardinetti, lo vedete, attivissimo sulla testa, Romano, Sosa Cuervo, Bernardinetti, Giustino, Marchi, Delle Foglie, Perna, Rusnak, Cianetti, Carlini, Fuggiano e Fortunato, anche Cianetti tra i più bravi anche oggi, ci sono dei giovani in questo plotoncino di testa, giovani come Fuggiano, come Fortunato, come Romano, quindi sarà interessante davvero seguire questo finale, mentre la media generale si mantiene attorno ai 42 orari. Tratto che nuovamente
riporta gli atleti sulle strade bianche prima del traguardo conclusivo che sarà nella piccola località di San Leolino, frazione del comune di Bucine. Numerosi gli sportivi presenti che a questo punto naturalmente hanno già raggiunto la zona del traguardo dove la corsa si concluderà, mentre continua questa azione del drappello di testa a questa dozzina di atleti che si trovano al comando della gara e che proseguono nel loro tentativo di fuga, mentre naturalmente abbiamo sottolineato come intanto Ettore Carlini, eccolo qua, la maglia della Aran è quella del corridore che ha militato in passato anche nella Fracor, un Carlini molto attivo che conosce questa zona e che si propone sulla testa del protoncino a fare l'andatura. Eccoci intanto all'impennata che porta verso il traguardo di San Leolino con i 12 atleti che vanno a contendersi il successo in questa competizione: 139 Romano, 118 Sosa Cuervo, 24 Bernardinetti, 58 Giustini, 148 Marchi, 101 Delle Foglie, 157 Perna, 107 Rusnak, 29 Cianetti, 14 Carlini, 34 per Fuggiano, 119 per Fortunato. Questi gli atleti al comando, chiude, lo vedete, con il numero 29 Cianetti in questo momento il protoncino degli atleti che hanno ritrovato la strada in asfalto che porta verso il traguardo, ma sarà un traguardo non facile da raggiungere perché l'arrivo è posto in salita. A fare l'andatura in questo momento, lo avete visto, con il 101 Delle Foglie, altro atleta che in passato ha militato nella Fracor, l'anno scorso vincitore del Giro del Montalbano a Baccherreto, ed è Delle Foglie con Sosa Cuervo della Maltinti Lampadari Banca Cambiano in seconda posizione, Bernardinetti, poi anche gli atleti del team Palazzago Amaru, quindi è fase di controllo. In questo momento il vantaggio è piuttosto netto nei confronti degli inseguitori, sono rimasti in gara una sessantina di atleti, ci dice il servizio informazione che è curato da Stefano Fabbri, mentre c'è area di bagarre, sicuramente qualcuno proverà anche ad allungare. Siamo ormai in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro, quindi 1000 metri conclusivi, ma tutti in salita per raggiungere San Leolino, dove l'anno scorso ci fu la vittoria di Beckinsall. Bernardinetti rompe gli indugi, è un finisher, Bernardinetti ama allungare nel finale e ci prova anche in questa circostanza, sicuramente è un allungo che può far male ad alcuni degli atleti che fanno parte del protoncino di testa, quel protoncino che è emerso negli ultimi chilometri e che va a giocarsi il successo in questo terzo trofeo San Leolino ciclisti in bianco e nero, organizzato dall'Unione Sportiva Fracor con la collaborazione preziosa ed importante del Comune di Bucine e l'apporto naturalmente degli appassionati di ciclismo di San Leolino. Si placa l'azione di Bernardinetti e quindi tutto ancora da giocarsi il successo in questa manifestazione. Anche naturalmente Rusnak è il moldavo della Gragnano Sporting Club, caro al presidente Carlo Palandri, guidato da Marcello Massini, e poi vediamo che è Sosa Cuervo ed è il colombiano, attenzione, il giovane colombiano della Maltinti Lampadari che allunga decisamente, ma ecco lo sprint finale, alza le braccia Cuervo, ma è bruciato da Romano, Romano secondo, Cuervo Sosa, terzo posto per Bernardinetti, quindi Giustino Marchi, Delle Foglie, Perna, Rusnak, Cianetti e Carlini. Ingenuità, una vera beffa per Sosa Cuervo che credeva di aver vinto e ha smesso di pedalare, ha alzato le braccia al cielo, ma il giovane non ancora 19enne Francesco Romano, il siciliano del team Palazzago Amaru, lo ha letteralmente bruciato negli ultimi 10 metri ed è andato a cogliere il successo. Ed eccolo il podio, Bernardinetti e poi naturalmente vedete il brillante vincitore Francesco Romano, e ora anche un po' sicuramente demoralizzato Sosa Cuervo.
Servo Ivan Ramirez, il corridore della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, che è stato letteralmente beffato in questi ultimi metri. E quindi ricordiamo l'ordine d'arrivo: Francesco Romano, Sosa Cuervo, Marco Bernardinetti, Gennaro Giustino, Andrea Marchi, i primi cinque. L'omaggio dell'amministrazione comunale di Bucine al podio di questa terza edizione di questa bella gara di San Leolino. Ed ora le interviste con il collega Stefano Galli. Verso sul traguardo di San Leolino, quando questa mattina tutti ti davano fra i favoriti, cosa hai sbagliato, Bernardinetti? Ma sicuramente ho speso molto nell'ultima parte, non mi sentivo benissimo e ho voluto anticipare, solo che mi chiudevano, ho provato fino agli ultimi 300 metri, poi sono stato un po' preso di contropiede e quindi ho perso la volata. Ma i due davanti avevano qualche metro di vantaggio rispetto a te? No, nella curva eravamo insieme, poi loro hanno allungato, io non ho avuto la brillantezza di seguirli, complimenti a loro. Ed ora sentiamo Ivan Ramiro Suesa Cuervo, che è stato battuto sul traguardo qui a San Leolino. Quando pensavi di aver già vinto? Sì, fu una corsa molto dura, già che era un pedazzo... Lo sterrato? Sterrato, e io non molto bene per... Non ti piace lo sterrato? No, non molto bene. E pues la gamba un po' media, pero pues gracias a Dios bene, y pues logramos hacer podio, quedar segundo en la corsa. Ascoltami, però pensavi di aver già vinto, di la verità. Sì, pero pues la emoción. L'emozione ti ha giocato un brutto scherzo, hai alzato anche le mani. Sì, pues ya es para aprender y pues... La stazione è lunga. Allora, è un po' amareggiato, è un po' abbattuto, pensava di aver vinto, la stagione è ancora lunga, ti rifarai. Bravo Ivan Ramiro, bravo. Grazie. Per un corridore amareggiato ce n'è uno invece che è felice. Ci hai creduto fino agli ultimi centimetri e alla fine l'hai spuntata. Lui ha alzato le mani, pensava di aver già vinto e invece Francesco Romano, eccolo qua il vincitore. Sì, ci ho creduto fino alla fine, perché ho visto che ha alzato le mani 20 metri prima, io ero accodato e allora ho detto ci provo e con un colpo di rene l'ho superato. Sono molto soddisfatto di questa vittoria, perché è la prima vittoria da Under 23 e niente, ringrazio tutta la squadra, gli sponsor, il presidente, il direttore sportivo che credono in me e questa vittoria la dedico alla mia famiglia. Senti, oggi una corsa particolare, il freddo va bene, ma soprattutto lo sterrato. Come ti sei trovato su quei tratti di strada bianca? No, mi sono trovato molto bene, cioè non ho avuto tanti problemi, però l'ultimo giro sono rimasto un po' indietro, allora ho fatto un po' di fatica per rientrare sui primi, poi niente, ho imboccato la salita sui primi tre. E poi niente, poi le sensazioni erano buone e ci ho provato. Complimenti. Pietro Tanzini, il sindaco di Bucine. Allora, San Leolino quest'oggi sugli scudi con questa bella manifestazione giunta alla terza edizione in un panorama che ha pochi rivali. È vero, ma la vittoria è della gente di San Leolino, perché si sacrificano tutto l'anno per organizzare questo evento. Ma soprattutto c'è un grande calore da parte di tutti gli sportivi del Val d'Arno. Io sentivo che conoscono tutti i corridori, li chiamavano per nome. Carlo, Beppe, sembra che siano tutti figli di famiglia, tutti nipoti e figlioli. Questa è una cosa bella, perché il ciclismo è uno sport di fatica, ma è anche uno sport che dà soddisfazione, perché chi vince fa con il suo, cioè non ci sono raccomandazioni o non ci sono privilegi. Tra l'altro oggi è successa una cosa stranissima, uno pensava di aver già vinto e sulla riga è stato battuto. È vero, io dico sempre anche ai miei collaboratori, c'è qui la consigliera Coppi, ragazzi ricordatevi che vince sempre chi dura di più. Quando si smette di pedalare non siamo arrivati al traguardo e si perde, come ha fatto oggi questo ragazzo, mi è dispiaciuto, però è una lezione così, impegna, era tanto che la Maltinti aveva bisogno di un podio, ma non ce l'hanno fatta oggi, perché potevano vincere ma non ce l'hanno fatta. Quindi sono molto contento, ringrazio veramente questa
questa gente, gente semplice ma gente bravissima, a Sagliolino c'è una bella comunità che vive una vita tranquilla ma anche dedicata allo sport in modo così bello e consapevole, quindi sono veramente contento, grazie a tutti. Paola Coppi, consigliere comunale a Bucine ma di San Leolino, te sei la padrona di casa quest'oggi. Diciamo di sì, io abito a San Leolino da molti anni ed è una frazione veramente carina, piccolina, però gente volenterosa. Questa è la terza edizione di questa gara ciclistica e noi abbiamo il piacere tutti gli anni di dare inizio a questo evento. Colgo l'occasione per ringraziare veramente tutta la popolazione, l'amministrazione, il sindaco Tanzini e tutti gli organizzatori, ci ha dato una mano, la Polizia Municipale, Carabinieri, Protezione Civile, veramente un grazie a tutti, questa è l'occasione che tutti gli anni noi doverosamente i ringraziamenti vanno fatti, perché senza l'aiuto di queste persone non ce l'avremmo mai fatta ad organizzare un evento così. Complimenti. Stefano Rondoni, quello a capo dell'organizzazione qui a San Leolino, terza edizione, un gran bell'ordine d'arrivo, io credo che di più non potevate chiedere. Sì, è stata una bellissima manifestazione, poi tutte le squadre vogliono partecipare perché lo sterrato non è che te lo trovano a livello dilettantissimo in molti posti, però per via delle strade si fa una limitata a 140 partenti e le squadre fanno tutta una guerra per partecipare. È stato un podio molto bello perché ha vinto un corridore che ieri anche alla piccola Milano Sanremo ha fatto quarto e ieri sera arrivò e mi disse domani farò meglio, infatti si è visto il risultato. E colgo l'occasione per ringraziare tutti gli abitanti di Sagliolino perché senza di loro le famiglie riusciamo a fare questa corsa, a parte amministrazione comunale, forze dell'ordine, quelle ci aiutano tutto l'anno, ci aiutano sempre, ma gli abitanti di Sagliolino in particolar modo che ci danno una grande mano. E poi devo ringraziare una persona soprattutto, che io senza accanto di lui non saprei come comportarmi, come è Francesco Chiaré, che è direttore sportivo della Fraho. Grazie molto anche a lui.